Bentrovati, cari amici. Ringrazio sempre e infinitamente la libreria esoterica Cavour, la persona di Elisa Martinelli, perché mi dà la possibilità di questo spazio, uno spazio divulgativo, oggi destinato ad essere occupato da riflessioni proprio riguardanti quello che è il tipo di informazione che vi do, sempre rimanendo all'interno della mia visione della medicina, che non è l'unica e non è affatto la migliore, è una delle tante. E poi vorrei aprire con un saluto particolare, perdonate questo piccolo spazio personale, il saluto va a una carissima amica che non compare più tra noi. Ha abbandonato il corpo fisico, era una persona meravigliosa, una spiritualista altissima che sarebbe molto piaciuta alla libreria esoterica Cavour, una grande esperta di buddismo tibetano, una che posso considerare una mia iniziatrice, una mia maestra, e che è sempre accanto a noi, perché la buona notizia, credetemi, è che la vita non si esaurisce assolutamente con l'esperienza del corpo. E quindi alla carissima amica che ha destinato buona parte della propria vita, nonostante anche la patologia degli ultimi anni, al servizio dell'altro, va tutto il mio affetto e il mio amore e un saluto. Ciao Fernanda, ma non tristezza perché so che va a stare molto meglio e molto più in alto. Ricordate che gli orientali sanno che noi piangiamo quando nasciamo e gli altri ridono. Ma quando gli altri piangono perché moriamo, noi ridiamo. Beh. Allora, di questo spazio rapito a questo intervento, vi chiedo scusa e vi dico che oggi volevo precisare alcune cose molto importanti che riguardano un po' la filosofia dei nostri incontri e la qualità dei nostri incontri. Ci sono molte persone, e lo capisco perché il dolore è un'esperienza molto particolare, che ci espone a una fragilità costante, a una richiesta costante di aiuto. Molte persone che vorrebbero mettersi in contatto con me. Io purtroppo però lavoro, faccio il medico e lo faccio per molte ore al giorno e quelle ore sono ore di attenzione. Se io dovessi destinare il mio tempo alle telefonate, sarebbe difficile fare una telefonata più breve di 15 minuti, perché risulterebbe scortese. E quattro telefonate sono un'ora di lavoro. Quindi dovrei togliere molte ore del mio lavoro alle telefonate, dove non risolveremo mai nulla, perché vi posso spiegare una cosa? Noi non possiamo spiare la guarigione, sondare la guarigione dal buco della serratura. Noi dobbiamo avere il coraggio di esigere la guarigione. Quindi di lavorare per la guarigione, perché non c'è nulla di cui siamo più innamorati della nostra, e ve lo dico da ex malato o probabile malato, nessuno di noi si sente escluso, come dice De André, siamo troppo innamorati della nostra personalità lamentosa. E poi crediamo tutti quanti, quando siamo malati, di avere qualcosa di speciale. Io dico sempre, non esiste una malattia speciale, non esiste un malato speciale, né un malato originale, né un malato particolare. Esistono tutti malati speciali. E quando qualcuno chiede informazioni per sapere se tratta una malattia, guardate, di solito quando mando un'email di conferma di un incontro, per esempio, io mando una specie di consenso informato dove dico chiaramente quelle tre o quattro malattie che non curo perché richiedono una competenza particolare, che io non ho e non ho mai voluto essere abusivo nelle cose che faccio. Quindi tratto ciò che conosco, è vero, ma quelle tre o quattro patologie di solito sono ben specificate in una mail che mando e al di là di quelle, di solito il resto del campo della sofferenza umana più o meno
credo di poterlo affrontare con i mezzi che ho. E i mezzi che ho sono di solito le medicine naturali, che non propongo mai in alternativa di quelle della ordinarietà, dell'accademia, della medicina ufficiale, mai, perché non ho né l'autorità, né l'autorevolezza, né la convinzione forse che sia necessario sostituirne una all'altra. Esse devono viaggiare parallelamente. E questo perché se una medicina è straordinaria nell'acuzie, l'altra è straordinaria nella cronicità, lo dirò più volte, sapete, gli psicoterapeuti sono dei rompiscatole, ripetono 300 volte le stesse cose, perché noi siamo molto distraibili. Vi ricordate quella canzone di Battiato che dice l'animale, no? L'animale che vive dentro me si prende tutto, anche il caffè. Cioè noi dentro abbiamo una parte che in qualche modo vive perennemente meccanicamente. Ecco, noi se vogliamo entrare nel mondo della guarigione dobbiamo uscire da un sacco di faccende. Una è la meccanicità delle nostre azioni, delle nostre emozioni, del nostro vivere nel corpo. Dall'altra parte dobbiamo abolire i conflitti. Ha fatto il suo tempo il conflitto che vede separate due medicine diverse. Io lavoro benissimo con colleghi oncologi, con psichiatri, ci confrontiamo al telefono, su certi temi andiamo d'accordo, su altri un po' meno, ma non c'è dentro di noi il senso della guerra, perché nella guerra non ci sono mai vincitori. Ok? Quindi anche qualcuno, per fortuna io vi devo ringraziare perché i complimenti che arrivano sono eccessivi, immeritati e straordinariamente, come posso dire, imbarazzanti per me. Arriva ogni tanto anche qualche puntualizzazione, ovviamente, perché non possiamo essere d'accordo con tutti. E le puntualizzazioni di solito arrivano proprio in merito al fatto che esista una modalità di fare medicina meno scientifica, non è vero, non è vero. La medicina, se è autentica, è tutta buona, è come la musica. L'unica cosa che conta nella musica è suonarla bene, è rispettare le parti, rispettare l'armonia, rispettare le regole dell'armonia. Capite? Quindi, qualsiasi medicina che rispetti le regole fondamentali della medicina è una buona medicina. Qualcuno, prima vi ho citato l'animale, mi ha giudicato un fautore delle proteine piuttosto che dei grassi, e qui si aprono delle tremende complicazioni dal punto di vista del chiarimento di questi fatti. A prescindere che è abbastanza assurdo che io dia dei consigli buoni per tutti. Le visite servono proprio a verificare il fatto che non esistono regole uguali per tutti, non esiste un'omologazione, non esiste una psoriasi, esiste quella di Mario, di Maria, di Luisa, di Salvatore, capite? Esiste un riferimento ideale, ma poi le varianti sono individuali, a quello servono le visite, se no perché? Veramente potremmo fare terapia al telefono, ma sembra assurdo chiedere per esempio a un medico naturale o un omeopata che si rivolga al paziente o alla medicina nello stesso modo in cui si misura la medicina allopatica. Quindi se entriamo in un mondo dobbiamo rispettare le regole di quel mondo. Io non toccherò mai più il tema dell'alimentazione in questi video. Lo toccherò tutte le volte che ci incontreremo privatamente, se mai capiterà, perché ritaglieremo uno spazio proprio per definire quanto importante sia l'infiammazione in seguito a un metodo alimentare.
E l'infiammazione è l'espressione dell'eccesso di un elemento all'interno del nostro corpo, che è il fuoco, che non deve essere assente, ma deve essere nella giusta presenza, nella giusta rappresentazione. Capite? Quindi non entrerò più in merito di polemiche, altrimenti non finiremo più, anche perché vi dico una cosa. Di solito nei convegni vengo sempre accolto con grandi, per esempio domenica ero agli Stati della Medicina con Mauro Scardovelli e vengo sempre accolto poi alla fine di un intervento che riguarda la psicosomatica oppure quella che io chiamo la poetica medica, no? O la psicanalisi, i disturbi psicologici di base, le ansie, le depressioni, eccetera, e tutto fila liscio. Poi a un certo punto mi capita, ahimè, di toccare un tasto sbagliato. E mi viene sempre in mente Sheila. Sheila è stata una delle persone più importanti della mia vita. Sheila era, guardate che non ho fatto un lapsus, non l'ho fatto volutamente. Sheila era il mio cane. È stata una delle persone più importanti della mia vita. E Sheila era un cane straordinario, era un lupo, e come tutti i lupi portava dentro di sé una forza naturale, un'aggressività straordinariamente meravigliose, un'attenzione, una presenza alla natura, una vitalità ineguagliabile. E io con questo cane potevo fare di tutto, mi fu uno degli aiuti più cari durante la depressione. Se siete depressi, comprate un animale. Giocate, rotolatevi con lui nell'erba o con lei nell'erba. Mordetevi a vicenda, graffiatevi a vicenda, giocate follemente col vostro animale. E io avevo una confidenza che arrivava all'inverosimile. Poi però dovevo stare attento in un solo caso, quando mi avvicinavo alla sua ciotola. Lo dovevo fare con rispetto, con una voce bassa e dovevo farlo con quasi chiedendo il permesso di entrare in uno spazio vitale. Capite? Ecco, spesso anche noi, che lo devo dire, lo devo ammettere, mentalmente siamo molto più alti, di un animale. Magari abbiamo perso alcuni elementi che ci farebbero comodo dei nostri animali. Se guardate un gatto, vi renderete conto di cosa abbiamo perso. Ma alcuni aspetti, per esempio come questo allarme quando qualcuno entra nel mondo dell'alimentazione, dovremmo in qualche modo perderlo. Perché se voi mi diceste qual è l'alimentazione migliore del mondo, quella che facevano i padri della Chiesa, l'esicasmo, e quindi un'alimentazione parca, discreta, rispettosa di tutte le parti che la natura ci mette a disposizione, ma sempre in modo molto esiguo. Allora, io non voglio minacciare la ciotola di nessuno. Io sono un medico e quando vedo mangiare una persona in un certo modo, visto che nessuno di noi, io non sono, ahimè, uno sciamano, e il mio paziente, se è venuto da me, vuol dire che si conosce poco, abbiamo bisogno di fare degli esami e di vedere i parametri come si sono mossi dentro. E sulla base di questo io giudico che cosa è più opportuno consigliare a quella persona rispetto alla propria salute. Quindi non parto mai da un'ideologia, non parto mai da un presupposto etico. Sì, il presupposto etico è salvare la pelle a quella persona. E dirgli la verità per salvargliela. Di tutto il resto mi interessa poco o niente. Di tutte le valutazioni, le riflessioni, non mi interessa nulla. Mi interessa che stia bene. Però vi ripeto, da oggi abbandono questo tema perché so che è nevralgico e rischia di rovinare questo splendido fidanzamento che si è generato tra noi, eh? E non lo voglio affatto rovinare perché dobbiamo tenere un costante rapporto di fiducia in cui quello che vi passo io è la mia visione del mondo, è la mia visione delle cose ed è parziale, limitata e umana. E ognuno di voi valuterà di conseguenza.
Poi qualcuno mi ha chiesto perché cito spesso Gesù e il Vangelo e se mi sono mai chiesto se quello che cito è corretto dal punto di vista, per esempio, della storia o della, come posso dire, della veridicità storica del Vangelo. Anche questo a me non interessa niente. Il Vangelo non è come il Bhagavad Gita o la Bibbia, i testi cabalistici. A me non interessa che abbiano un significato giornalistico, storico, che siano fedeli a dei fatti. Io dico soltanto una cosa: se questi testi non esistessero, l'inconscio collettivo li avrebbe inventati, perché ne aveva bisogno, ne aveva un bisogno sacrosanto. E se voi leggete attentamente quelle righe e le applicate nella vostra vita, che Gesù abbia avuto due cugini, tre fratelli, una moglie, o fosse quello che ci racconta il Vangelo ufficiale, non conta niente. Se lo applicate nella vita, troverete delle trasformazioni talmente potenti che vi accorgete che quello è un testo che nutre l'anima mundi. Del resto, francamente, dei fatti storici, biografici, non mi interessa. Questi sono aspetti che riguardano altri ambiti. Quando parliamo dello spirito, non parliamo di un libro, di un bestseller. E neanche di un long seller, ma di un libro che ci viene co consegnato dall'eternità per accompagnarci nell'eternità. Ecco, dopo questo cappello, e ringraziandovi ancora per averlo ascoltato, qualcuno comincia a fare delle richieste personali, no? E alcune mi interessano, quindi mi permetto anche di fare delle deroghe al di fuori di quello che è il nostro percorso. Qualcuno mi chiede: che cos'è la cefalea? Allora, chi meglio di me per parlarvi della cefalea? Perché l'ho studiata, perché è un master? No, perché l'ho avuta. Perché l'ho avuta per anni. Esistono svariate forme di cefalea. Le conoscete, ci sono quelle vascolari, quelle muscolotensive. Se vogliamo entrare nei labirinti o nei meandri delle definizioni, ne troveremo infinite e troveremo anche molte terapie efficaci. Per esempio, in omeopatia la cefalea a volte può essere curata non da rimedi che riguardano prettamente la cefalea, ma che riguardano proprio tutte quelle espressioni che accompagnano il commento che il paziente fa della propria cefalea. Per esempio, noi sapete che esistono un sacco di rimedi tradizionali della farmacologia tradizionale e vi ripeto, ben vengano perché se mi viene una potente cefalea incoercibile, se devo finire una lezione in specialità, mi sarebbe utile prendere quel rimedio. Di solito non lo faccio perché conoscendomi suscettibile a questa patologia, mi tratto nei periodi in cui sto bene e prevengo e prevedo l'acuzie che per esempio può arrivare ora in primavera. Quindi, se esistono una serie di rimedi a base di nimesulide piuttosto che ibuprofene o cose di questo genere, ci stanno, sono lì, lo sappiamo che esistono, ma noi che lavoriamo nelle medicine naturali facciamo un altro tipo di analisi. Per esempio, a volte le persone vengono e dicono: vede, io vado di corpo e mi viene la cefalea. Oppure, se non vado di corpo, mi viene la cefalea. Se dormo poco, mi viene la cefalea, mi sembra di sentire mia moglie. Se dormo tanto, mi viene la cefalea. Anche questo è probabile, la cefalea del weekend, per esempio, quando riposiamo di più e si abbassa, per esempio, l'adrenalina, la noradrenalina nel nostro sangue, che in qualche modo ci proteggono durante la settimana. Però a questo punto mi verrebbe da dire, durante la settimana sono ipereccitato e nel weekend, quando ricontatto me stesso, esce fuori un problema che mi sta dicendo che è la settimana ad essere tossica, non il weekend. Se mangio i dolci mi viene mal di testa, se entro in una profumeria mi viene mal di testa. Se non
Se faccio uno sforzo fisico, una partita di pallone, mi viene mal di testa. Oppure se faccio uno sforzo fisico, mi passa il mal di testa. Allora, io non so quante cose ho citato, perché le ho dette un po' a braccio, ma per ognuna di queste affermazioni abbiamo un rimedio. Quindi, il primo grande vantaggio di certe medicine, per esempio, è quello di non dare per scontato che l'altro stia dando i numeri o che ci stia raccontando delle fandonie, ma incomincia a diventare reale e importante la sua fantasia, il suo vissuto, e vi assicuro che il mal di testa è una patologia talmente seria e invalidante in alcune sue forme. A volte è soltanto una scocciatura e basta, per cui è prevedibile che la persona non menta, anzi, spesso ci dà tanti elementi fantasiosi, tanti dettagli, che sono proprio quelle che, per esempio in omeopatia, ma anche in agopuntura, sono delle keynotes. Kent è stato bravissimo, il grande omeopata, proprio a trascriverle, tutte queste note chiave che ci fanno capire il dettaglio che fa la differenza. Capite, se uno per esempio adesso mi scrivesse o mi telefonasse e mi dicesse io ho la cefalea, che cosa mi consiglia, dottore? Direi, dovremmo parlarne, perché io devo capire il suo vissuto che riguarda la cefalea. E non è una cosa che possiamo fare come leggere la rubrica telefonica. È una cosa sulla quale dobbiamo riflettere, perché molto spesso la cefalea ha un significato molto importante ed è quello di contenere qualcosa. Provate a pensare all'ipertensione arteriosa che si accompagna a una forte cefalea. E quando capita questo, voi dovete pensare a una pentola a pressione sulla quale il coperchio apporta appunto una impossibilità, una pressione tale per evitare la fuoriuscita del vapore. Di solito i soggetti cefalalgici sono soggetti che vanno molto di testa nelle cose, che s'affidano totalmente alla testa, che ragionano molto. Per esempio in omeopatia ci sono i soggetti come i natrum muriatricum che sono fortemente pensatori. E Dio li benedica, perché il mondo ha bisogno di pensatori. Conosco almeno due psichiatri novaresi grandissimi, storici, che sono dei grandissimi pensatori, ma sono dei cefalalgici. Sapete perché? Perché la testa ha un brutto problema da parte sua, quello di non avere un interruttore. E allora molto spesso vi accorgete che voi andate a dormire, vorreste spegnerlo il cervello, ma non ce la fa. Quindi il cefalalgico in parte è anche molto innamorato di questa sua caratteristica, perché per questa sua caratteristica spesso è molto apprezzato. Pensate a un commercialista molto meticoloso, a un notaio molto meticoloso. Abbiamo tutto l'interesse che lui sia così, ma lui ha interesse ad essere così. Il suo corpo ci sta dicendo di no, o perlomeno ci sta dicendo che ci vogliono delle aree in cui questa testa si spenga. Allora, prima di dare un consiglio particolare, sia che essa sia muscolotensiva e quindi più legata al fenomeno della paura, più legata al sentimento della paura, e la paura non è un'emozione, la paura è la principessa delle emozioni. Senza la paura noi avremo una percezione della vita totalmente diversa, e Castaneda direbbe che della nostra paura c'è qualcuno intorno a noi che se ne nutre, eh? E secondo me aveva perfettamente ragione. Ma la paura è anche un'amica, perché ci permette di non cadere da un balcone e ci permette di regolare la velocità in macchina e ci permette di non trasgredire la legge per non essere puniti. Quindi la paura in dose, come infiammazione, in dose ci è utile. Se un'ape ci punge, dobbiamo avere una reazione immunitaria. Caspita, sarebbe pericoloso non averla, giusto? Allora, la paura sì, è una delle emozioni principali che accompagnano il fenomeno della cefalea, per esempio cervicale, ed è di solito una paura della prestazione.
Pensate che c'è un rimedio in omeopatia che si chiama Gelsenium, ma guardate, non fate anche qui autoprescrizione, perché se c'è un'arte è proprio quella di capire da che diluizione partire e a che diluizione arrivare in quel soggetto. Magari poi si può istruire il soggetto ad automedicarsi dopo che però ha capito il senso del lavoro che stiamo facendo. Quindi il Gelsenium è un rimedio, guarda caso, della paura della prestazione e guarda caso anche della cefalea cervicale. Ora, quante cefalee cervicali vediamo in questo mondo moderno? Quante cefalee occipitali che poi partono da dietro e invadono la testa, producendo una serie di pulsazioni, di un dolore pulsante a volte insopportabile, è accompagnato più di qualche volta da un riflesso al vomito. In questo caso subentra un altro rimedio, oltre al Gelsenium. Ve lo dico perché nella società moderna bisogna andare sempre di testa. La testa è implicata nella scuola, nel lavoro. E ciò che accade sotto quel confine magico, ma anche molto conflittuale, come se fosse la striscia di Gaza, quella parte dove è facile che si renda visibile un conflitto tra due culture diverse, purtroppo ancora lontane, è proprio il collo. È il collo, è l'area della tiroide, il confine tra le parti alte e le parti basse. Quando abbiamo mal di testa, le parti alte non raccolgono, non vogliono raccogliere. Anzi, si sono abituate a capire che se posso interpretare il mondo soltanto dalla testa, posso evitare di far arrivare i messaggi dal corpo. E invece è proprio lì la risposta che dobbiamo darci. Dobbiamo far rientrare nella nostra vita il corpo e le passioni del corpo, i sentimenti del corpo e accettare che il corpo produca delle trasformazioni, anche delle provocazioni un po' caotiche all'interno dell'ordine che la nostra testa vuole rigorosamente controllare. Se qualcuno ha cefalea, deve capire che deve abbandonare l'illusione del controllo, non la pratica del controllo, perché la pratica del controllo non sortisce alcun risultato. È una brutta notizia. La pratica del controllo non serve a nulla. La pratica del controllo è l'illusione più grave nei confronti della quale noi possiamo incorrere. Controlliamo nostra moglie? Se nostra moglie ci vuole tradire, ci tradisce in un ascensore, in un percorso di 10 secondi. C'è una rassicurazione che ci rassicura? Sapete quando un cefalalgico incomincia a sentire beneficio? Ovviamente accogliendo poi trasformazioni all'interno dell'igiene esistenziale, centrando i rimedi, centrando le terapie, tutto quello che volete, ma sapete quando? Quando queste terapie riusciranno a sortire un miracoloso effetto, l'individuo si lascia galleggiare nel fluire della vita con la serenità di un bimbo che gioca a fare il morto sulla spiaggia, nell'acqua del mare. Ecco, a quel punto il cefalalgico si accorge della grande illusione del controllo. Un altro tipo di cefalea è quella che prevede, scusate, uso questo linguaggio simbolico perché poi alla fine non conosco il vissuto di ognuno di voi, eh? E quindi come faccio a intervenire con un metodo che possa essere uguale per tutti? Un altro, vi dicevo, un altro aspetto è quello di caricarsi il mondo sulle spalle, una sorta di sindrome di Atlante, in cui la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, il lavoro, la vita, l'economia, la storia, sono tutte sul mio collo. Io vorrei consigliare a queste persone di scrollarsi di dosso tutto questo, perché nessuno di noi è francamente indispensabile. Sarebbe straordinario crederlo, ma non lo è. Il mondo si aggiusta perfettamente dopo la nostra assenza. Questa è una brutta ferita per il nostro ego, ma è una notizia straordinaria per il nostro spirito. Il mondo funziona lo stesso. Quindi scrolliamoci
questo peso. Quando abbiamo una patologia, non preoccupiamoci troppo dei nostri parenti o di come coinvolgerli nella nostra terapia. Viviamo questo splendido percorso in assoluta autonomia. E vedrete che la prima cosa che ci sentiremo di aver fatto è di essersi tolti uno zaino dalle spalle. Sapete, a volte le cefalee nascono proprio quando noi ci mettiamo lo zaino dalle spalle, sulle spalle. E per tutto un percorso non ci accorgiamo quanto esse rimangano contratte. Poi mettiamo giù lo zaino e ci rendiamo conto, prima di tutto, che avrebbe potuto essere molto più leggero. E in secondo luogo che tutta quella tensione si è scaricata nella parte posteriore del nostro collo. Ci sono poi altre cefalee che sono quelle legate agli aspetti più emodinamici, più vascolari, più alle arterie, no? E alla pressione arteriosa. Anche lì c'è tutta una parte che riguarda l'alimentazione e gli antiossidanti che, qualora ci si incontrasse, ne parleremmo. Ma noi dobbiamo pensare che quando le nostre arterie sono così tese, così ingombrate, da questa sostanza meravigliosa che è il nostro sangue, che in parte è fuoco e in parte è aria, significa che le nostre arterie stanno contenendo una forza incontenibile, potente, una nostra forza. Lo capite? E quella forza non può essere contenuta. Le passioni non possono essere contenute. Vanno vissute e le passioni non sono solo quelle erotiche, o meglio, sono tutte passioni erotiche, anche quelle per la motocicletta, anche quelle per la chitarra. Se sono passioni erotiche, sono benedette da Dio, perché la nostra vita è fatta per essere un percorso di piacere, non di obblighi. E tutte le volte che la testa, con dei metodi, con degli schemi rigidi, e con dei contenimenti eccessivamente severi non lasciano emergere la consapevolezza delle passioni. È inevitabile che il sangue arrivi in una parte dove sarebbe meglio che non arrivasse. E sapete perché? Perché esiste una legge, la legge di Hering, che in medicina naturale se ne fa molto uso, nel senso che viene considerata una legge importante, è quella che dice che le malattie passano dall'interno verso l'esterno e dall'alto verso il basso e che quindi noi non dovremmo mai fermare questo flusso che le medicina che scusate che il nostro corpo già sta sperimentando per liberarsi del malanno. Per esempio, se un farmaco troppo coercitivo cerca di curare una malattia della pelle, forse questo ve l'ho già detto, dalla malattia della pelle può esordire, per esempio, una malattia respiratoria, un asma o peggio ancora una malattia articolare. Questo può capitare, per esempio, nella psoriasi. Qualcuno mi ha chiesto di parlare dell'Iker Rober Pranus, magari ne parlerò prossimamente perché mi sono già dilungato molto oggi. Ma anche questa è una patologia che ha a che fare con l'energia dell'organo fegato e guardate caso, l'organo fegato, tra le altre cose che ama, è il nostro movimento fisico, è l'azione. Allora, io ho visto molti lichen rubra pranus, per esempio, o lichen genitali, o lichen della mucosa geniena, della bocca, in ragazzi che devono abbandonare lo sport per fare l'esame di maturità. Ed è un errore gravissimo, perché se vogliono fare un buon esame di maturità, quell'ora di sport, quell'ora di yoga, quell'ora in cui il corpo, che è l'elemento sacro che ci accompagna dalla nascita alla morte, viene considerato tale, non può essere tolta dalla nostra giornata. E vi dirò che non esiste un'attività mentale appagante quanto una corsa. Quindi dobbiamo dedicare al corpo fisico come dedichiamo
ed è il tema di questa giornata di oggi, all'animale, la corsa nel parco. È vero che l'animale è quello che ci porta ad essere a volte primitivi e a volte famelici, a volte eccessivamente legati alla compensazione del cibo, ma ne ha di pregi però l'animale. Voi riuscireste a non portare a correre il vostro cane se lo amate? Eh no, gli fareste un danno incredibile. E quindi noi dobbiamo portare a spasso l'animale, il nostro, questo. Dobbiamo portare a spasso il nostro animale, dobbiamo dargli la sacralità. E nel momento in cui smettiamo di preoccuparci per i figli, smettiamo di preoccuparci per il marito oppure della moglie, oppure chissà se mia moglie mi ha tradito, oppure aspetto il marito che non arriva in ritardo di 10 minuti, chissà con chi è, se noi abbandoniamo tutte queste elucubrazioni, questa forma di onanismo mentale, per abbracciare la sacralità del nostro corpo, una patologia come la cefalea, al di là di tutte le specialità e di tutti gli esami che sono benedetti quando vengono fatti, ma molto spesso non trovano granché, perché è una malattia che si crea in un conflitto tra il comportamento, tra il temperamento e il carattere. Capite? Molto spesso è lì. E poi chi ci dice che quello che troviamo sul corpo non sia l'esito di un conflitto, invece che essere la causa del conflitto? Beh, non lo sappiamo mai, noi umani, se è nato prima l'uovo o la gallina. E in noi umani, vi assicuro, molto spesso le cose coincidono. Come vi ho già detto più volte, se ho un disturbo intestinale perché ho paura dell'esame, tutte le volte che ho un disturbo intestinale, mi ricordo della paura dell'esame. Allora, vi dico questo: fate rientrare il vostro corpo. Se avete una cefalea, accettate l'umiliazione benedetta di spegnere il cervello. Lo so che i primi tempi in cui fate qigong, fate yoga o fate tai chi, che sono strumenti benedetti, anche questi, vi sembra di essere irritabili, vi sembra di buttare via il vostro tempo, vi sembra che quel tempo potrebbe essere impiegato a fare qualcosa di mentale molto più utile. Ma quello di mentale che voi potreste fare in sostituzione è polvere, è assolutamente invece inutile. E ciò che rimane nella nostra coscienza è quella contemplazione serena e piacevole di essere dentro a quel corpo che sa già tutto. Io amo molto le scuole platoniche quando dicono che noi sappiamo già tutto. Dobbiamo solo ricordarlo. Ciò che si serve lo sappiamo già. Allora, se vogliamo entrare nel mondo della guarigione, poi ci faremo dare una mano dagli omega 3, dalla bosveglia, da tutti i rimedi della medicina naturale, magari anche da quelli della medicina accademica, poco conta, l'importante è che la nostra predisposizione sia quella di accettare di spegnere questo strumento meraviglioso che abbiamo sul collo, ma che in realtà s'assume responsabilità e decisionalità che dovrebbero spettare anche e soprattutto alle parti basse. Accettiamo di aver bisogno di innamorarci nuovamente. C'è una canzone di De André straordinaria in cui lui dice: da ragazzo, da bambino, mi innamoravo di tutto. Ecco, quello, per recitare il Vangelo, è il segreto. Rimanere innamorabili. E tutte le volte che noi non dobbiamo misurare che l'altro è alla nostra altezza, che l'altro è bello quanto basta, che l'altro è il fidanzato ideale, che l'altro è ricco e povero, ma accettiamo di amarlo com'è. Anzi, lo amiamo proprio per i difetti che ha, per le mancanze. Come dice molto bene in una sua conferenza Recalcati, bisogna sempre dare il copyright alle persone che dicono qualcosa di grande, eh?
quando noi accettiamo l'altro e lasciamo che il sentimento fluisca senza raziocinio, senza una valutazione obiettiva, oggettiva, ma cordiale, di cuore, nell'asse del cuore. Se ci innamoriamo di una squadra di calcio, non facciamoci convincere ad amare i colori di un'altra città. Perché io sono legato a una squadra di calcio e non vi dico qual è, altrimenti qua rischio di perdere alcune simpatie. Ma io mi sono innamorato, sapete perché? Perché la maglia di quella squadra, quel contrasto strano con quei calzoni bianchi sul verde del prato, il bianco e nero del pallone quando ero io bimbo e l'azzurro del cielo, creava in me una teatralizzazione, una suggestione potente, emotiva, che mi portava alle lacrime. Per quello amo poi la squadra. Perché oggi tutti i giocatori di cui mi sono innamorato io non ci sono più. Ce ne sono di molto più giovani, forse anche di molto più bravi. Ma sicuramente tutte le volte che guardo quei colori s'accende qualcosa che mi apre una finestra sul mondo straordinariamente innamorato dell'infanzia. Se vogliamo rinunciare alla cefalea, amici miei, dobbiamo ritornare a innamorarci, a lasciare che il corpo provi quello per cui ci è stato dato. E quello che ci è stato dato insieme a questo corpo è una macchina d'amore. E se non la usiamo e gli mettiamo su un coperchio, noi soffochiamo l'eros. La pentola a pressione diventa esplosiva. L'ictus è dietro l'angolo. L'ictus è un tentativo del sangue di cercare una via alternativa, di esprimersi altrove. È un fuoco che vuole amare e non trova l'oggetto d'amore. Non mi sembra una buona cosa. Non mettiamo in carcere l'eros e non diamogli un volto, come dice il mito di Eros e Psiche. Non diamogli un volto, perché se lo scopriamo rompiamo l'incantesimo. Cerchiamo di non dargli un volto. La ragione non ha nessun diritto di dare un volto all'eros. L'eros va vissuto fino in fondo. E l'eros è una delle forze più potenti che l'universo ci ha messo a disposizione. Io spero di esservi stato utile anche oggi e spero di ritrovarvi numerosi. Perdonate la mia assenza e la disponibilità telefonica, ma io a malapena riesco a ricavare un'ora alla settimana per parlare con voi con questo meraviglioso mezzo. E spero al più presto di venire nelle vostre città a parlarvi. Io ho un grande desiderio di restituzione, non lo faccio in modo imprenditoriale, non mi interessa quell'aspetto. Mi interessa portare queste intuizioni che sono un po' il tesoro di tutta questa vita, passata a fare il medico e a fare anche il musicista, che mi è stato molto utile fare, e che possono probabilmente alleggerire il peso di questa scalata che tutti i giorni noi facciamo, ed è meraviglioso, è faticosa, ma è una scalata verso l'alto, verso il paradiso. Vi ringrazio ancora una volta della vostra attenzione e spero di rincontrarvi presto. Grazie. Ciao, sono la libreria Cavour. Iscriviti al canale, ci permetterai di crescere. A breve, inoltre, potrai anche abbonarti e con un piccolo contributo accederai a tanti contenuti extra. Grazie del tuo sostegno.